Eder. Mech. Pallister. Arrivano i primi risultati sull'analisi della Fiat Punto Nera di Filippo Turetta. I RIS di Parma stanno valutando le macchie e le tracce di residui di materiale all'interno del veicolo. La vettura è rimasta per quasi un mese sotto la custodia giudiziaria della polizia di Halle, in Germania, ed è stata portata nella caserma emiliana per essere esaminata dagli specialisti della sezione scientifica dell'Arma dei Carabinieri. Le prime attività su sedili, tappetini e bagagliaio hanno riscontrato macchie, che potrebbero essere di sangue, e un materiale che sembrerebbe terriccio. Le prime dovranno essere analizzate per confermare che si tratti del sangue della vittima, e il materiale sarà comparato, ad esempio, con quello del luogo in cui è stato ritrovato il cadavere. In ogni caso, per tutti gli accertamenti irripetibili, presumibilmente si procederà con la nomina di consulenti tecnici da parte della Procura di Venezia, con la possibilità per le parti di nominare i propri esperti. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!